Trento batte Perugia nell'anticipo del 18° turno di Superlega, 3-2 risultato finale, con la Sira per due volte brava a ricucire il vantaggio avversario, poi a cedere solo nel tiebreak. Ma le notizie sono di più, anzitutto la notizia che non si sono giocati i quarti di Coppa Italia, lo si sapeva e sarebbe stata questa la giornata designata a causa dei numerosi rinvii, si è scelto di anticipare questo quinto turno di ritorno e poi lo aspettavamo tutti a braccia aperte anche da avversario, anzi proprio per la prima volta da avversario alla BLM Group Arena, in quello che è stato il suo palazzetto praticamente per tutta la sua vita fino a qui. Simone Giannelli purtroppo non ha potuto scendere in campo, sospetto Covid per lui, compagno di squadra tampone positivo, lui aveva dei sintomi influenzali e quindi non ha potuto fare il suo ingresso trionfale alla BLM Group Arena. I suoi compagni si sono reinventati, hanno patito nel primo set con Travizza in regia 25-21 per Trento, poi hanno trovato subito l'intesa, infatti mister Gerbic gli farà i complimenti perché sono stati davvero bravi senza aver mai provato questa formazione e hanno riaperto il match 25-21 a punteggio uguale ma formazioni invertite. Terzo set, una lotta punto su punto che Trento vince 26-24 e poi nel quarto la squadra di Lorenzetti avanti di quattro lunghezze si fa rimontare con un leone incredibile al servizio. Perugia riesce a vincere 25-22, si va al tiebreak, lotta punto su punto. Nel finale Trento allunga e vince 15-11. Altra bellissima prova dopo la vittoria infrasettimanale contro Milano, ma andiamo subito a sentire le emozioni dei protagonisti dopo il match. Bisogna segnalare prima le assenze nell'altro campo e quindi insomma che non dico che era un'emergenza stretta da parte di Perugia, però emergenza era, anche perché è stata all'ultimo momento. È chiaro che sono una squadra importante che però hanno fatto un pochettino fatica, soprattutto il primo set, a prendere il ritmo del gioco. Dopo l'hanno preso e noi abbiamo alternato dei momenti buoni ad altri un po' distratti. Stasera hanno dimostrato che i giocatori che giocano magari di meno hanno giocato veramente bravo e con un'ottima pallavolo, ma noi soprattutto abbiamo dimostrato che siamo una squadra bella, che sta squadra che sta imparando a giocare queste partite di altissimo livello. Sono felice che oggi siamo stati bravi tutta partita, che loro con loro battuta che è molto forte non sono fatto molto avvantaggio e dopo è difficile giocare, siamo sempre rimasti lì a giocare punto per punto e dopo abbiamo messo qualcosa in più con nostra battuta a muro di difesa.